Due vite spezzate e una comunità distrutta dal dolore. Rocca d'Aspide, nel Salernitano, piange due giovanissimi, amici di sempre, Pasquale D'Agosto e Vincenzo Pepe, di 19 e 18 anni, che hanno perso la vita la notte di venerdì in un tragico incidente stradale sulla statale degli Alburni. Il centro cilentano ha dichiarato il lutto cittadino nel giorno dei funerali dei due ragazzi. Ai microfoni di 8 Channel parla il sindaco Gabriele Giuliano. La città di Rocca d'Aspide in questo momento veramente sta vivendo un momento di tristezza assoluta. Siamo tutti smarriti in questo momento, cioè un momento di assoluta costernazione. Abbiamo disposto ovviamente il lutto cittadino, abbiamo sospeso ed annullato tutti gli eventi che avevamo programmato, abbiamo fermato tutto come giusto che sia, di fare che si faranno gli esami autoptici nella giornata di lunedì, se tutto va bene, se non addirittura martedì, e quindi verosimilmente tra martedì e mercoledì si faranno questi funerali che faremo in forma congiunta. Entrambe le vittime, le famiglie hanno già voluto che si facessero insieme, perché erano due amici fraterni, tra l'altro, questi ragazzi che sono morti, e quindi immagino che tra martedì e mercoledì ci saranno i funerali, le sepolture.